Ciao ragazzi e ragazze, bentornati negli Uncut, i miei video preferiti. Oggi con questa Miss Super Sobriedad vi faccio un breve Uncut perché sono abbastanza in ritardo per un appuntamento, ma ci tenevo perché ieri alla fine abbiamo pubblicato il weekly, il video aziendale di riassunto della settimana e quindi non è arrivato l'Uncut, però dai, ve ne avevo fatto un altro mercoledì. Questo Uncut perché avete apprezzato tantissimo un tweet che ho mandato, che poi ho reso anche un post su Instagram, giusto perché quando dite che non sapete quanto, come fare tanto contenuto, beh, semplicemente a volte basta spacchettarlo e riproporlo, e ovviamente adattandolo alle persone che vi leggono e vi ascoltano, e quindi anche alle piattaforme. Oggi voglio raccontarvi di questo tweet. Questo tweet raccontava di una uscita di aperitivo come tante che faccio io insieme alla mia nonna acquisita, tra l'altro devo andare lì proprio adesso e poi scappare per un'altra festa, in cui c'è stato un momento in cui come sempre parlavamo delle nostre cose e a me a un certo punto la nonna ha detto: ricordati che bisogna avere pazienza, le emozioni richiedono sempre molto tempo. Allora, mi ha raccontato che lei è sempre piena di aneddoti riguardo il suo matrimonio, purtroppo lei è vedova e mi dispiace perché io non ho mai conosciuto il marito e mi sarebbe veramente tanto piaciuto come persona, ne sono assolutamente certa. E mi ha detto: sai che io quando mio marito ci provava con me per 3 mesi, per 3-4 mesi gli ho detto di no e poi mi sono resa conto che ero innamorata di lui. Ecco, questo è l'esempio, la loro relazione è veramente uno degli esempi, forse l'unico esempio davvero forte che ho di amore vero, amore che è sempre stato duraturo e non è mai stato messo in discussione, c'è sempre stato un grande rispetto e ancora nel ricordo che lei ha di questa persona si capisce il tipo di devozione che avevano l'uno per l'altra. In questo caso parlavamo di altri temi e lei mi ha tirato fuori questo esempio dicendomi: guarda, nella vita per le cose bisogna sempre avere pazienza. E effettivamente la pazienza è sempre uno degli argomenti che rientra nella, come dire, totalmente in tutto ciò che io propongo e che mi propongo. La pazienza, perché io di paziente tendenzialmente non lo sarei, è una qualità che ho imparato con il tempo, perché mi sono resa conto che in verità, quando cerchiamo di fare le cose di fretta o cerchiamo di ottenere dei risultati in modo veloce, beh, questi risultati sono sempre, per la maggior parte, sono finti o sono drogati dell'ormone, tra virgolette, positivo o negativo del momento, e poi alla fine ci rendiamo conto che nel pacchetto che volevamo non c'è solo un pacchetto, non c'è niente dentro la scatola. E effettivamente mi ha fatto riflettere, ci ho anche fatto un podcast sul fatto che, per esempio, le emozioni, qualunque esse siano, forse sono l'unica cosa che non sono toccate, scusate, dalla rivoluzione digitale, dalla trasformazione digitale, perché effettivamente quando noi dobbiamo gestire delle nostre emozioni che riguardino noi con noi stessi o noi con gli altri, se ci pensate, dobbiamo sempre essere estremamente, da un lato dobbiamo razionalizzare, dall'altro dobbiamo ascoltarci, ma bisogna sempre essere molto cauti e molto, lenti, anche nell'interpretazione e come dire, nell'accettazione che proviamo delle emozioni, qualunque esse siano, sia di natura positiva che di natura negativa. Quando non lo siamo, tendenzialmente facciamo cazzate, e questo non vale solo per le cose negative, ma vale anche per quelle positive, perché se ci pensate, per esempio, quei fortissimi innamoramenti assurdi, che sicuramente a molti di voi possono essere capitati, in cui poi vi rendete conto dopo 6 mesi che nella sostanza della relazione non c'è assolutamente niente. Ecco, io no, non voglio addentrarmi in questo discorso perché non ne ho le competenze, però mi ha fatto molto riflettere perché effettivamente la pazienza continua a tornare negli argomenti di prepotenza e di forza, negli argomenti che riguardano la mia vita. E penso che dovrebbe riguardare la vita di tutti. Penso che di pazienza si parli troppo poco. Penso che il fatto che abbiamo degli strumenti digitali che fanno sì che tutto sia nelle nostre mani concentrato, ci illudano che effettivamente
possiamo bypassare determinati step, possiamo raccorciare di moltissimo il percorso nella nostro modo di vivere le emozioni rispetto a quello che avrebbero fatto i nostri genitori o i nostri nonni. Ecco, penso che riguardo le emozioni, che sono l'unica cosa che non viene toccata dalla rivoluzione digitale, sarà quello che definirà la nostra supremazia anche sopra le macchine. Io ne sono assolutamente convinta perché le macchine non sono capaci, almeno non lo sono ora, ed è difficile che lo siano, se saranno capaci di empatia e di simpatia, è difficile che non decidano di relazionarsi con gli esseri umani. Ci dovrà essere un modo per cui anche noi, col nostro, se volete un discorso un po' umanistico, no? Con le nostre emozioni e anche la nostra capacità razionale, come dire, sarà molto difficile, che non dominiamo questi strumenti che, appunto, come abbiamo già avuto modo di dire tante volte, ricordatevi che sono strumenti, sono mezzi, non sono, qualcosa che vive, anche senza di noi. Comunque, a parte i discorsi filosofici, io sono fermamente convinta che dobbiamo vivere le emozioni, qualunque esse siano, come se fosse il 1950 o, se volete, come se fosse il 1920. Non cambia essere nel 2020 oggi. Sicuramente abbiamo molti modi diversi per poter esprimere quello che proviamo, però non credo proprio che, o anche per capire che cosa stiamo provando, perché tante volte una ricerca su Google, visto che Google è praticamente nostra madre, può salvare una vita. Ecco, io penso seriamente che questo debba essere il 1920 delle emozioni, che chi questa cosa non l'accetta probabilmente non è, non vi dico a posto con se stesso, però non è effettivamente una persona che si è fatta delle domande e si è data altrettante risposte, come piace sempre dire a me. Quindi proviamo ad avere la pazienza di mettere in prospettiva le cose, cavolo, ve lo dico sempre, e di comprendere che effettivamente quello che viviamo e anche il modo in cui interpretiamo sia il passato che il futuro sono condizionati dal tempo in cui stiamo vivendo, dallo spazio in cui siamo, ma soprattutto dal tempo. Gestire il tempo per gli esseri umani è effettivamente difficile. Io ho fatto già un video sul tempo delle emozioni, ma questo vuole essere un video sulla pazienza, anche nel mondo del lavoro e soprattutto nei risultati in cui cerchiamo di cambiare qualcosa che sia legato anche al lavoro, ma anche alla nostra vita personale, appunto, come abbiamo già detto, dimagrire, imparare uno strumento musicale, leggere di più. Ci vuole tempo e pensare di poter ottenere qualcosa subito, è profondamente sbagliato. È come voler guidare una Ferrari, alla prima lezione di patente, ecco, e andare magari al circuito di Monza a fare una gara. Ecco, probabilmente dovremmo schiantarci un pochino di volte e ingroppare la macchina con una 500, una 1 o una macchina qualsiasi in un parcheggio vicino a casa nostra. Tutti l'abbiamo fatto e non vedo per quale motivo non possiamo applicare la stessa dedizione e la stessa pazienza, la stessa lentezza anche a delle cose molto ma molto più importanti. Perché se è pur vero che non prendereste mai una Ferrari, e la maggior parte di noi almeno, e vi mette, vi decide, magari de decidereste di mettervi in strada, ecco, non lo fareste mai perché, soprattutto se non vi sentite guidatori esperti, avreste paura di far male a qualcuno. Ecco, con la stessa logica, non vedo per quale motivo dobbiamo pensare che appena proviamo qualcosa o appena vogliamo fare qualcosa, cambiare qualcosa, dobbiamo ottenere un risultato subito. Io spero che questo 2020 per voi sia il 1920 della pazienza per obiettivi ed emozioni. Perché ricordatevi che la pazienza dalla rivoluzione digitale non sarà mai toccata. E anzi, è proprio la mancanza di pazienza che ci fa interpretare la rivoluzione digitale come qualcosa di pericoloso. Quando in realtà, alla fine, tutto, la chiave di questa rivoluzione sarà sempre antropologica e quindi nella nostra testa e nelle nostre emozioni. Che sia il 1920 delle vostre emozioni e dei vostri obiettivi. Calma, tranquilli, un passetto alla volta e ci arriviamo. Stop whining.